Bentornati a Money Flash, settimanale di approfondimento sui mercati e la finanza personale a cura di Massimo Famularo per Liberi Oltre le Illusioni. Oggi parliamo di stop and go sui mercati azionari a fronte di una notizia sull'inflazione americana. Facciamo un breve approfondimento sugli ETF, che sono un po' il mastoncino con la quale si costruiscono i portafogli, soprattutto dei piccoli risparmiatori, e facciamo un elogio del PAC, che è la strategia che io chiamo anche quella di investire a piccoli passi. E come ci siamo detti nelle volte scorse, diciamo, la rubrica ha un certo seguito e una certa base stabile di persone che la seguono, tuttavia non sta avendo, diciamo, il numero di visualizzazioni che desideriamo, quindi ancora una volta invito quelli che la apprezzano a segnalarlo nei commenti, con i like, interagendo, segnalando, insomma, i vostri contatti, nella speranza, insomma, di tenere un po' alto lo share di questa rubrica. E ancora una volta, su suggerimento ricevuto tra i commenti e via email, proviamo a cercare di avere un equilibrio tra l'aggiornamento un po' sulle news, sui mercati, e una serie un pochino più didattica o didascalica, se vogliamo, in termini un pochino più pesanti. E quindi oggi cominciamo partendo dal breve aggiornamento dei mercati. Vediamo che c'è stata sostanzialmente una battuta d'arresto che ha interrotto una serie positiva che durava da 5 settimane, e questa battuta d'arresto è stata diciamo accompagnata anche da un'impennata nella volatilità che viene registrata dall'indicatore VIX. E secondo i principali commentatori, questo stop è stato determinato da un dato sull'inflazione negli Stati Uniti che, seppure positivo, non era in linea con le aspettative, quindi era leggermente peggiorativo rispetto alle aspettative. Questo ha portato, diciamo, le previsioni scontate dai mercati in merito ai tagli attesi a ridurre il numero dei tagli e la tempistica, quindi che ormai viene addirittura portata al mese di novembre, laddove, come abbiamo spiegato in questa rubrica, fino a poche settimane fa si attendeva un taglio negli Stati Uniti già da questa primavera. A conferma di come la variabilità di breve sia massima e di come sia assolutamente ininfluente sulle strategie di lungo periodo, mentre io sto registrando questo video abbiamo già assistito a un, diciamo, cambiamento di segno, e quindi c'è stata anche una piccola ripresa, i mercati sono tornati in positivo dopo questo calo, come spesso avviene. Quindi essenzialmente, come ci diciamo spesso, si tratta di notizie, ma questi andamenti non devono assolutamente influenzare le strategie di medio periodo, e quindi resta fermo tutto quello che ci siamo detti in termini di previsioni per l'anno in corso, di abbassamento dei tassi, di convenienza degli strumenti di carattere obbligazionario, di opportunità sul mercato monetario. E fatta questa parentesi sui mercati, due momenti, diciamo, un pochino più divulgativi o didattici. Uno sugli ETF, che viene essenzialmente a riscontrare una richiesta ricevuta a mezzo email in un commento del video YouTube, quindi è la prova provata che se battete un colpo, se scrivete, se segnalate, insomma, i vostri suggerimenti saranno assolutamente seguiti. C'è anche il mio indirizzo email nelle note, mfamularoblog@gmail.com. E di cosa parliamo con gli ETF? Anche perché noto che spesso, diciamo, tra le persone che seguono questa rubrica ci sono persone molto esperte, persone che giustamente magari possono chiedere, quando io in una puntata precedente ho parlato di un ETF sui mega cap, dire: no, ma i mega cap hanno già dato uno stimolo. A qualcun altro che mi dice: ma che cos'è un ETF? Quindi facciamo sempre un passettino indietro e diciamo che l'ETF, che è un acronimo per Exchange Traded Fund, è sostanzialmente un organismo di investimento collettivo, cioè uno strumento che consente al singolo risparmiatore di investire in un'ampia varietà di strumenti sottostanti, acquistandone uno solo. Questo, diciamo, provando a creare anche una sorta di evoluzione storica, sostanzialmente prima degli ETF c'erano i fondi comuni di investimento, sempre organismi di investimento collettivi. La ratio qual è? Io da solo, se ho nell'episodio scorso ho parlato di un portafoglio per investire 10.000 euro, supponendo che io abbia 1.000 euro, con 1.000 euro probabilmente ci sono delle azioni per le quali non riesco ad acquistare un solo titolo. Invece gli ETF, che sono, insomma, o i fondi comuni di investimento, che hanno quote, alle volte che sono anche al di sotto dei 100 euro, sostanzialmente raccolgono i fondi di tanti risparmiatori e li impiegano in una serie di strumenti sottostanti, cercando di replicare un indice o una strategia. Quindi questo vale
Storicamente valeva per i fondi comuni di investimento che potevano essere passivi e attivi. Quindi sostanzialmente gli strumenti passivi miravano a dire io vorrei investire nella borsa di Milano, invece di comprare tutti i titoli della borsa di Milano o idem per la borsa di New York, compro un fondo comune di investimento e questa la società di gestione del risparmio raccoglie i soldi di tanti soggetti come me e acquista tutte le azioni del titolo. Quindi io acquistando le quote di un fondo comune di investimento, un solo strumento, posso investire in tutta la borsa di Milano, in tutta la borsa degli Stati Uniti, in tutte le borse del mondo, in mercati obbligazionari, in materie prime, in tutta una serie di segmenti. E posso farlo sia affidandomi a soggetti che hanno strategie passive, cioè che replicano semplicemente tutta la borsa o tutto un indice, sia in soggetti che hanno strategie attive, per esempio quelli che puntano a sfruttare i titoli con elevato rating ESG, piuttosto che l'intelligenza artificiale, quindi strategie attive e passive. I fondi comuni di investimento, storicamente quindi sono uno strumento fondamentale di democratizzazione del risparmio perché consentono al piccolo risparmiatore di avere un'ampia diversificazione e di accedere anche a strategie sofisticate. E tipicamente, diciamo, sono strumenti credenti che non hanno però una quotazione in tempo reale. Quindi io sostanzialmente chiedo, invio la mia domanda con una sorta di istruttoria. Nel giro di qualche giorno, sostanzialmente i miei fondi vengono raccolti e poi investiti e quindi diciamo c'è generalmente un 4-5 giorni lavorativi sia in ingresso che in uscita da questi strumenti e quindi sono strumenti che diciamo non operano se vogliamo in tempo reale e presentano chiaramente una serie di commissioni che possono variare da commissioni anche diciamo importanti per i fondi più attivi che operano nei mercati azionari a commissioni più basse, diciamo al di sotto di pochi punti base per gli strumenti obbligazionari. Gli ETF, Exchange Traded Fund, sono una evoluzione dei fondi comuni di investimento, sono degli strumenti che funzionano esattamente come i fondi comuni, ma che sono direttamente quotati. Quindi li posso comprare e vendere col mio cellulare piuttosto che col mio computer. Presentano commissioni più basse e quindi sono degli ottimi mattoncini che possono servire a costruire la nostra strategia. Se io ho una strategia che sia diversificata, metà obbligazionario, metà azionario, voglio prendere un 30% del mio portafoglio in Nord America, un 20% in Europa, un 10% nei paesi emergenti, tutto questo può essere realizzato agevolmente con gli ETF. E soprattutto a costi, diciamo, inferiori rispetto a quelli dei fondi comuni di investimento. Quindi questo, diciamo, un po' era la spiegazione di come funzionano gli ETF e sono tra l'altro uno strumento molto, importante, se vogliamo, di libertà e di democratizzazione della finanza, perché consentono al piccolo risparmiatore che ha una congettura, vuole farsi una strategia di realizzarla con pochi soldi e acquistando direttamente i titoli online, piuttosto che attraverso il proprio home banking o attraverso il promotore finanziario. Oltre che, diciamo, da intermediari diretti, quindi la vostra banca che vi consente di acquistare gli ETF, ci sono anche dei marketplace online, come per i online SIM, fund store, fondi online, che permettono di acquistare sia fondi comuni oppure direct SIM, ad esempio per gli ETF, quindi marketplace online, con i quali voi trasferite i soldi e potete acquistarlo. Anche sull'operatività torniamo in seguito. E da ultimo invece vorrei fare l'elogio dei PAC, ossia dei piani di accumulo. I piani di accumulo, anche questi, nascono storicamente con i fondi comuni di investimento e sono uno strumento estremamente potente di accumulazione e di creazione di valore nel lungo periodo perché sostanzialmente si dà incarico alla società di gestione del risparmio o comunque di attivare un meccanismo in automatico per il quale noi ogni mese possiamo investire 50-100 euro e li investiamo nello stesso fondo comune di investimento. Adesso, con l'evoluzione chiaramente dell'home banking e dei diciamo, intermediari digitali, diciamo, si possono fare dei anche in ETF, quindi diciamo è praticamente lo stesso discorso, la stessa evoluzione. Ma perché è importante quello che io chiamo investire a piccoli passi? Perché da un punto di vista strettamente teorico, se vogliamo, il sacrificio marginale di rinunciare a una piccola quota di consumo nel presente è strutturalmente inferiore al beneficio che noi possiamo avere nel medio e lungo termine dalla disponibilità di un capitale rivalutato. Quindi è economicamente razionale accumulare nel tempo,
È vantaggioso perché, come abbiamo detto, i mercati nel breve termine oscillano e quindi una strategia che preveda dei versamenti periodici, magari mensili, in abbinamento con la frequenza dei propri redditi, consentono di mediare l'ingresso nei mercati. Quindi è fondamentale investire sia da un punto di vista, diciamo, dell'utilità dell'individuo, sia da un punto di vista della razionalità di ingresso dei mercati, sia da un punto di vista, anche se vogliamo, psicologico, di indurre una sorta di, non voglio dire risparmio forzoso, ma risparmio. Quindi i piani di accumulo sono uno strumento fondamentale che va perseguito e che può essere a maggior ragione valorizzato attraverso strumenti di risparmio gestito, che sono appunto quelli che abbiamo visto, sia dei fondi comuni di investimento che degli ETF. Per chiudere su una diciamo differenza tra queste due strategie, sono strumenti molto simili, sempre organismi di investimento collettivi. La differenza principale è che i fondi comuni vengono acquistati dalla società che li emette, la SGR che li emette, li acquista, hanno diciamo quindi un back office e quindi hanno qualche giorno sia in ingresso che in uscita, mentre invece gli ETF sono quotati e vengono trattati come strumenti di azionari obbligazionari su mercati regolamentati. Nascono anche gli ETF nascono essenzialmente come strumenti passivi, quindi che replicano indice, ma oggi ci sono anche ETF attivi, quindi in realtà anche questa differenza storica tra ETF e fondi comuni un po' si è svanita. E quindi, per riepilogare, il messaggio è questo: abbiamo parlato un po' delle news, abbiamo visto che sono poco rilevanti, abbiamo visto l'ETF che è uno strumento molto utile e conveniente soprattutto per i piccoli risparmiamenti, e abbiamo fatto l'elogio del piano di accumulo, ossia della importanza di investire a piccoli passi, sia per una razionalità individuale che per una convenienza di lungo periodo. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.